Bruno Pesce, all'indomani dell'incontro col ministro Balduzzi, quali sono i commenti dei cittadini a Casale? I commenti sono positivi, perché il ministro non si è limitato semplicemente a prendere nota e a dire poi vedremo, ma ha dimostrato intanto di conoscere bene la situazione, di essere sensibile alla questione dell'amianto, che lui l'ha definito un'emergenza nazionale sottovalutata. È stato molto cosciente e consapevole del fatto che Casale deve continuare a svolgere il suo ruolo di punta avanzata sul panorama internazionale nella lotta contro l'amianto, mantenendo la propria unità morale. Questa è la premessa fondamentale. Poi ha messo giù un percorso che prevede per fra una quindicina di giorni circa a Roma un incontro prevalentemente tecnico, anche con il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, per vedere anche il problema delle risorse, eccetera, perché noi abbiamo aperto il problema della bonifica, anche se i soldi, è stato dichiarato dal sindaco pochi fa, che i soldi per la bonifica ci sono, nel senso che hanno rinnovato i flussi, 9 milioni e mezzo da parte del Ministero tramite la Regione. Tuttavia bisogna fare queste verifiche delle risorse per la bonifica e per la ricerca in peso sanità. Diventare da terra un centro di riferimento per le cure sperimentali, per nuove cure che Casale si è incominciato ad apprezzare in questa direzione. Poi per ottenere un database di tutti i casi di mesotelioma e dei reperti mesotelioma, quindi esami istologici, cosiddetto materiale di centinaia di casi che sono conservati a 70 gradi sotto zero nella banca biologica diretta da sempre dal dottor Petta in Alessandria. Questo è messo a disposizione e corredato da dati che ne seguono l'evoluzione di tutte le malattie, che ne seguono le caratteristiche dei cittadini e dei lavoratori colpiti, possono di sicuro rappresentare dei dati di partenza importantissimi. Questo fronte che abbiamo concordato qualche anno fa è totalmente precario, scadono il contratto dell'oncologo come scade il contratto del data manager, cioè allora noi reclamiamo giustamente dal ministro, ma dobbiamo fare anche la nostra parte qui sul territorio.